I giovani vengono responsabilizzati a quella che è una cittadinanza ordinata e soprattutto nel rispetto delle leggi, così vengono consegnate simbolicamente le costituzioni. Gli studenti si trovano a confrontarsi con le istituzioni. Qual è il messaggio che rivolge a loro il sindaco? Sono i nati nel 1998, sono i neodiciottenni e consegniamo loro una copia della carta costituzionale, della nostra Costituzione, per fare un percorso di cittadinanza attiva e per non dimenticare i principi che lì sono sanciti, che sono valori fondanti del nostro stare insieme. I ragazzi del 98, ho detto loro che ci sono stati anche, ma era il secolo 1899, anche i ragazzi del 99, quelli che combatterono durante la prima guerra mondiale, loro sono senz'altro più fortunati perché non vivono un'era di lotte, di guerre, di carestie, di epidemie, però certamente le sfide per il futuro sono impegnative perché le nuove generazioni hanno qualche delle opportunità di meno, minori, ed è questa in qualche modo la sfida di questi tempi, favorire percorsi di cittadinanza attiva e di inclusione nella nostra società naturalmente. I giovani commentano e spiegano anche gli articoli della Costituzione. Qual è la percezione che si ha di un giovane che si approccia a questo mondo? Io spero che questo incontro susciti in loro un po' di curiosità. C'è anche un aspetto scenografico, e cioè questi articoli sono composti in modo da formare uno stivale, per rappresentare cioè che i principi costituzionali sono l'ossatura della nostra nazione, del nostro stare insieme. L'auspicio, come sempre in circostanze di questo tipo, è che possa rimanere qualcosa, magari il positivo è germe della curiosità.